Ciao a tutti Dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andremo a fare una nuovissima reazione slime, a grandissima richiesta perché me l'avete richiesto in tantissimi. Ma oggi andremo ad aprire insieme e a mischiare e a squisciare i nuovissimi Skifidol Jiggly Sabbia Slime. Ultimamente la Skifidol sta mettendo sempre questi nomi difficilissimi ai propri slime, ma sono i nuovissimi slime della Skifidol e questi sono Jiggly Slime più Sabbia. Insieme andremo ad aprire il colore rosa e bianco profumo di ciliegie e cocco, e questo è un kit 3 in 1. Sempre 3 in 1 andremo ad aprire nero e verde chiaro al profumo di mora e mentine, questo addirittura dovrebbe illuminarsi al buio, e un kit 2 in 1 rosa al profumo di fragole. Questi, come ogni prodotto della Skifidol, lo trovate in edicola al prezzo di 3,50€ magazine più slime. Se volete altri video reazione slime d'edicola, lasciate like adesso, cerchiamo di superare i 1000 mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e tappate la campanella per non perdere nessuna notifica. In più non dimenticate di seguirmi su Instagram, mi trovate come French Dreams Official. Prima di andare al video saluto Cassandra Coletta e Chiara Sweet Tat. Ed ora andiamo al video. Ok, quindi eccoci qui, come al solito partiamo dal giornalino, facciamo il nostro ciccino di zoom e iniziamo a vedere cosa contiene questo numero di Officina dei Ragazzi. Quindi questi sono i nuovissimi Skifidol Jiggly Sabbia Slime. Come al solito nella prima pagina qui ci sono le istruzioni o i modi d'uso, ovvero come aprire la box e come giocare con lo slime praticamente. Qui ci sono mostrati tutti i colori che compongono la collezione, infatti in totale sono 12 colori, 6 sono kit 2 in 1 e altri 6 sono kit 3 in 1. Io ho preferito acquistarne 2 3 in 1 e 1 2 in 1. Cioè questo è un po' uno scioglilingua, tutti questi 3, 2, 1, va bene. Nelle pagine successive abbiamo come al solito un po' di curiosità, qualche giochino e infine anche una ricetta su come fare gli smoothie. Questi come al solito sono giornalini molto sottili perché in fondo quello che ci interessa davvero sono gli slime. Io direi di partire subito con un kit 2 in 1 per vedere cosa contiene. Questo qui che ho acquistato 2 in 1 è Skifidol Jiggly Sabbia Slime, il primo slime sabbioso nel colore rosa al profumo di fragola. Come al solito i nostri slime hanno una bustina protettiva attorno e questa qui è super extra appiccicosa. Credo proprio che qui sia fuoriuscito il mio slime, infatti eccolo qui. Almeno la bustina ha fatto il suo dovere, ovvero di trattenere lo slime vicino alla confezione e non farlo disperdere. Allora, lo slime è uscito da questo punto perché dall'altri lati è completamente pulita. Andiamo ad aprire un po' la nostra box se ci riusciamo. Queste box sono bellissime perché sono quadrate e occupano pochissimo spazio, ma di per sé sono difficilissime da aprire. Ok, con un po' di forza ci sono riuscita e wow, posso già dire che l'odore di fragola è davvero molto molto forte. Sì, è davvero fortissimo questo odore di fragola, ma è anche molto piacevole. Vabbè, il nostro slime è fuoriuscito perché non è contenuto in alcuna bustina. Ecco qui. Quello che sembra essere contenuto nelle bustine è la sabbia. Sarebbe stato meglio conservare anche lo slime, anche il crystal slime, anche il jiggly slime nelle bustine. La sabbia apparentemente non sembra una sabbia cinese, infatti sembra una sabbia molto molto fine e semplice, non è una sabbia cinetica da quel che sembra. Ma iniziamo a vedere prima lo slime. Allora, è un po' appiccicoso, quindi riscaldiamolo un po' con le mani e squisciamolo. Ho perso un pezzo. Allora, per quanto riguarda il colore, è un rosa clear molto molto chiaro. L'odore, già l'ho detto, è molto molto piacevole e mi sembra comunque un po' duretto. Ma forse come al solito questi tipi di slime sono duri perché fa freddo. Adesso andiamo a vedere la sabbia com'è. Però comunque vedete, si allunga parecchio. Questo lo appoggiamo qui e andiamo a vedere un po' com'è la sabbia, se è cinetica o meno. Ah no, ok, forse la sabbia è cinetica. Sì 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 sì, si tratta di una sabbia cinetica. Dalla bustina non sembrava. Ed è fantastica, io adoro la sabbia cinetica. Vediamo il profumo della sabbia. Ah, è fantastica, vedete come fa? È tutta compatta e questo è il bello della sabbia cinetica. Finché è così, guardate, è tutta compatta, ma appena proviamo ad alzarla, poi si sbriciola. Vedete? Andiamo ad annusarla. Allora, sì, la sabbia ha
un leggerissimo profumo di fragola, ma davvero davvero leggerissimo. Io adoro la sabbia cinetica, quindi sapete cosa facciamo. Iniziamo con l'utilizzarne metà e poi vediamo cosa succede. Siete a conoscenza della mia indole conservatrice e quindi magari proveremo a fare uno slime con questa sabbia. Lasciate like adesso se volete che io faccia degli slime fatti in casa con la sabbia della Skifidol. Allora, io qui ho il mio slime, qui ho la mia sabbia. Inizialmente sto avendo un po' di difficoltà a incorporare la sabbia allo slime, ma noi continuiamo a squisciarli, ad allungare, a piegare, a continuare un po' a fare così, che una volta giunta la sabbia comunque il nostro slime si sta ammorbidendo tantissimo, vedete, è diventato molto molto più morbido. E wow, devo dire che una volta mischiate insieme il risultato è fantastico. È leggermente grumoso perché sotto le dita si sentono i granelli di sabbia, ma al momento credo che questo slime stia competendo con il butter slime, perché al momento questo mi piace un sacco. Passiamo al prossimo colore, questo qui 3 in 1 rosa e bianco al profumo di ciliegie e cocco. Allora, nei kit 3 in 1 la differenza, anche qui è uscito fuori il nostro slime, dicevo, con i kit 3 in 1 la differenza è che dovremmo ottenere più sabbia, ovvero due buste di sabbia per kit. Quindi il nostro slime è trasparente e profuma di cocco, tantissimo profuma di cocco. Allora, quindi qui abbiamo una prima bustina di slime, di sabbia voglio dire, e questa è grigia, grigiastra, e poi abbiamo un'altra bustina di sabbia rosa. Allora, partiamo però dallo slime, che è trasparente, trasparentissimo, comunque è molto molto più morbido al tatto, è molto molto più morbido di quello lì rosa. Ma com'è bella la sabbia cinetica, wow, io l'adoro. Che comunque ne sembra un po' di meno rispetto a quella nel kit 2 in 1. Quindi sì, avete più sabbia perché avete due bustine, ma in realtà la quantità è quella di una bustina normale. Io adesso inizierei a fare prima metà slime con il cocco, così, con quello bianco, non con il cocco. E l'altra metà lo mischio con quello rosa e poi le squisciamo insieme. Vedete, con l'aggiunta della sabbia il nostro slime diventa molto molto più squiscioso e molto più allungabile. Solo dobbiamo andare un po' in giro a recuperare i vari pezzi di sabbia. Al tatto questo slime è fantastico, questo slime mi piace un botto al tatto. Andiamo a prendere quest'altro e ci andiamo ad aggiungere la nostra sabbia rosa. Devo dire, io sono il tipo di persona a cui piacciono tantissimo i fluffy e i butter slime, ma devo dire questo jiggly slime con l'aggiunta della sabbia mi piace un botto. Allora, quindi questo è quello lì rosa, qui abbiamo quello lì grigio e adesso le andiamo a mischiare insieme. Facciamo un salsicciotto, qui facciamo un altro salsicciotto e iniziamo l'intreccio. E wow, sembra una caramellina, è fantastico. Poi se fate forte si spezza, però devo dirlo, no, una volta che la sabbia è stata mischiata allo slime non la perdete in nessun modo, anzi resta ben stretta nello slime. Passiamo al prossimo, ovvero questo qui nero e verde chiaro, profumo di more e mentine che si accende al buio. Anche questo è uscito fuori dalla confezione e anche questo mi sembra trasparente. Proviamo. Ahia, cavolo, mi sono fatta malissimo. Allora, anche questo è trasparente, quindi bene o male sì, le basi slime sono tutte trasparenti. Poi come bustine di sabbia abbiamo questa sabbia nera che sembra fantastica, devo dirlo, davvero fantastica. E poi abbiamo questa sabbia verde che scommetto è quella che si illumina al buio. Ma iniziamo un po' a giocare con questo slime che è freddissimo, questo qui rispetto agli altri è davvero freddissimo.
profumo infatti si rompe un po' in più. E per quanto riguarda l'odore, questo profuma tantissimo, ma tantissimo di menta. Ma non si allunga più di tanto, vedete? Non si allunga tantissimo. Prendiamo la nostra sabbia verde, vediamola prima tutta. Questa resta molto più appiccicata alla bustina rispetto alle altre, ma è di un verde chiarissimo, stupendo. Davvero, davvero bellissima. Prendiamo questa metà di slime e iniziamo a mescolarla. Magari con la sabbia diventerà molto molto più morbido, infatti già si sta ammorbidendo. Questo sono più che sicura che si illuminerà al buio tantissimo. Anche se utilizzare il termine si accende al buio è un po' strano, perché in realtà si illumina al buio, non è che si accende, ma va bene. Adesso vediamo se si illumina al buio e l'assistente spegnerà la luce. E ok, no, non si illumina per niente. Passiamo alla parte con il nero. Prendiamo la sabbia nera. Wow, e questa sabbia sembra favolosa, devo dirlo. Forse è un po' più appiccicosa delle altre e questo vuol dire che funziona meglio. Infatti questa nera è favolosa. Quindi mi raccomando ragazzi, superiamo i 1000 mi piace. Fatemelo sapere anche in un commento se volete che io faccia degli slime fatti in casa con questa sabbia. Quindi potremmo fare lo slime con la sabbia bianca, nera, rosa e verde che si illumina al buio circa. Andiamo a mischiarla per bene con lo slime e la sabbia macchia un po' il cartoncino. Però nel volumetto, nel giornalino c'è scritto che si può macchiare, quindi basta lavare le mani. Infatti il nero mi ha macchiato tantissimo le mani e dice che una volta lavate le mani questo colore andrà via. Finiamo di mischiare questi slime e dopo laverò le mani e vediamo se è vero. Secondo voi qual è il miglior slime che la Skifidol abbia mai fatto? Fatemelo sapere un po' nei commenti. Io adesso direi mischiamo i due slime insieme. Wow, il colore insieme è strano, stranissimo. Ok, questi mi piacciono tanto. L'avrò detto una cinquantina di volte. Adesso vado a lavare le mani per vedere se il colore va via o meno. Sì, ok, basta lavare le mani e il colore va via senza nessun problema. Quindi ragazzi, questi sono i nuovissimi Jiggly Sabbia Slime della Skifidol che ho acquistato. Fatemi sapere nei commenti se anche voi li avete acquistati, che colore, che profumi e soprattutto se volete che io vada a utilizzare queste sabbie per fare uno slime fatto in casa. Lasciate mi piace se volete altri video del genere e per iscrivervi al canale cliccate qui sullo slime bianco, mentre per vedere altri video presenti sul mio canale cliccate qui sullo slime nero. Io vi saluto e ci vediamo domenica con un nuovissimo video. Ciao!